Questo è un luogo di sofferenze, è un luogo di barbarie, è un luogo di torture. Questo è un ex OPG, è l'ex OPG che si trova al centro storico di Napoli. Un gruppo di ragazzi lo ha occupato e insieme con loro stiamo cercando di raccontare una piccola parte delle sofferenze che queste mura hanno visto. Ecco che cosa abbiamo trovato. L'ospedale psichiatrico giudiziario come concetto, come idea, come strategia politica e come strumento repressivo non scompariranno con la chiusura di questi OPG. Questo invece è un campo da calcio. Questo era un campetto da calcio che veniva, era una delle attività che potevano fare. Questi sono i posti che c'erano, anche perché questo, essendo un ex convento, ha dei posti paradossalmente bellissimi rispetto a quelli che poi abbiamo trovato, ma non è che tutti i prigionieri, non è che tutti i detenuti potevano accedere a questi spazi, anzi. Ma qui avete trovato tutto, che era già così, insomma, tutto sotto sopra. Certo. Questo luogo è stato completamente abbandonato e dismesso, e gli effetti personali sono stati qua abbandonati e dismessi, non è che sono stati portati con i detenuti, questa è una cosa brutta. Ma sono foto molto forti, per esempio in questa c'è scritto: "Ciao Pietro, come stai? Spero che ti piaccia questa foto il giorno del mio matrimonio, spero di rivederti molto presto." E c'è l'amica che casomai fa vedere il matrimonio. Questo è il nostro nuovo salotto, un abbraccio da mamma. E loro fa vedere qual è il salotto nuovo. Quando è stato dismesso il posto c'erano una settantina di persone. Alcune sono state portate a Secondigliano, altre sono uscite dopo aver passato anche 20 anni qua. Non hanno avuto, una volta all'uscita non avevano né casa né famiglia, e non sappiamo che fine abbiano fatto e che assistenza stanno ricevendo queste persone. È abbastanza impressionante, appunto, che tutti erano vestiti come in un campo di concentramento, tutti uguali, marrone scuro. Guardate qui sopra, cioè sono tutti accatastati questi indumenti l'uno sull'altro, sembra un campo di concentramento. Certo, esatto, ma lì esatto. Quello è proprio il campo di concentramento, quelle sono le scarpe che lasciavano prima di entrare, perché naturalmente non potevano portarsi le scarpe con sé. Tutti gli oggetti che sono rimasti sono oggetti, fra virgolette, non rivendibili, tutto ciò che non è stato potuto rivendibile. Sono domandine di autorizzate per il ritiro degli effetti personali. Ma è aperta questa busta? No, è ancora sigillata, non la apriamo. Vedete? Sono le varie domande che i detenuti facevano per ottenere i propri oggetti. Mai aperte. Qui c'è scritto mai aperte, sono ancora spillate, vedete? Per esempio, le stiamo aprendo in questo momento. Il sottoscritto Michele chiede di ritirare una musicassetta dal magazzino. Queste cose risalgono al 2001. Non avevano diritto a ritirare le foto dei propri figli, dei propri familiari, non avevano diritto ad avere i propri effetti personali, non avevano diritto a nulla. Noi stiamo ipotizzando che queste potrebbero essere, ma di sicuro sono le cose con cui venivano tenuti detenuti a lettino, sono le cinghie. Questo è un Vangelo. Carissimo Raffaele, ho ricevuto con immenso piacere la tua lettera, siamo felici che tu ti trova bene lì in comunità. Spero di cuore che ti diano il permesso di studiare e di trovare la tua famiglia. Che viene definita comunità. Natale 2003. Caro fratello, ti scrivo questa lettera per farti sapere che noi tutti siamo bene. Spero sempre di sentire te. Caro Pietro, ti mando un ricordo sperando di rivederti al più presto tra noi e ti faccio i miei auguri più belli. Tua sorella. Baci. Guardate,
faldoni su faldoni abbandonati qui da anni. Vedete le storie dei pazienti, le loro sofferenze, i loro ricordi. Queste sono tutte radiografie, la maggior parte sono radiografie al torace. Tante persone all'interno degli OPG si ammalano di polmonite. In alcune stanze mancavano qui i vetri alle finestre. Faccia sull'orto, c'erano gli internati in semilibertà che sì, coltivavano? Solo a quelli della semilibertà erano concesse le attività come il giardinaggio o il teatro, ma anche per quelli della semilibertà la sorveglianza non è che fosse meno stretta, perché poi tutto il perimetro dell'orto, guardate, è circondato da quella recinzione attraverso la quale i secondini passavano per sorvegliare continuamente internati che si dedicavano a questa attività qua. È famoso questo luogo perché questo luogo è stato più volte denunciato per i massacri, le botte che venivano date ai detenuti. Ci sono migliaia di cartelle cliniche, di storie cliniche, di internati abbandonate all'interno delle stesse. Esatto, questa, ma noi abbiamo preso apposta una delle più vecchie, questa è risalente al 1952, quando ancora questo era un manicomio giudiziario. Tra le notizie sul soggetto c'era quella sull'inclinazione politica, quale il di lui contegno in politica. In questo caso ignora, sì, però. E veniva chiesto appunto se da fanciullo fu obbediente, buono, docile, se era religioso, se come si comportava dentro la società. Quindi c'erano i parametri per considerarsi pazzo, non erano molto scientifici, diciamo. Esatto. Scarpe, quello è impressionante. Questa stanza è impressionante, guardate, tutte le pareti sono piene di scritte. Noi ne abbiamo lette solo alcune, come lì sopra, guardate. Come faccio a diventare amico di un insetto? Se lo chiamo amico mi coercisce e mi picchia. Quando dico la verità mi castigate, quando dico le bugie mi premiate. La cosa impressionante sono varie in queste stanze, prima di tutto a dimensione. Cioè facciamo fatica a entrare noi tre qua dentro, è molto piccola. Quanti passi? Sono uno, due, sono tre passi. Questa è la doppia porta, una ha le sbarre e l'altra è completamente appunto blindata. E queste già vivevano in una stanza piccolissima, in più aveva una doppia cancellata che probabilmente questa grande veniva chiusa la notte. E un'altra cosa molto impressionante sono gli spioncini che sono nei bagni, nel senso ogni bagno di ogni cella veniva controllato e sorvegliato. Qua c'erano i letti di contenzione, si vedono appunto le basi. Quasi tutte le celle hanno queste perni sotto di ferro, altre sono state proprio sradicate invece, perché in ogni stanza appunto c'era il letto di contenzione che teneva il detenuto all'interno. E sono praticamente incastrati nel cemento, giusto? Sì, perché il letto naturalmente non si poteva spostare per motivi appunto di sicurezza all'interno di questo OPG. Qui c'è il cortile interno di questa immensa struttura che è l'ex OPG. Possiamo fare anche davvero veri e propri laboratori politici, laboratori teatrali, fare attività sociali e l'altro punto fondamentale è appunto riportare a memoria storica delle vite delle persone che sono state qui all'interno. In questo momento voi siete sotto minaccia di sgombero. Se noi non avevamo questo caso, questo posto rimaneva un buco scuro all'interno del quartiere ancora una volta e per ancora molti anni. La polizia penitenziaria ci vuole cacciare, perché ci sono documenti con cui potremo documentare le torture e la barbarie che c'era in questo posto.
questa è la chiesa. Esatto, questa è la chiesa dell'istituto. Come si può vedere, anche qua c'è stata una razzia totale di tutto il marmo e dell'altare, eccetera, eccetera. Hanno portato via perfino il marmo dall'altare. Sì, l'hanno proprio staccato, hanno staccato tutti i pezzi di marmo. E molti degli OPG che sono ancora aperti, per cui stiamo lottando alla chiusura, hanno queste condizioni qua. Quindi per questo vogliamo far vedere alle persone com'è un OPG, perché è un buco nero l'OPG, nessuno sa com'è fatto dentro. Questa è la prima volta che possiamo esplorare e cercare di vedere quello che rimane dell'OPG di Mater Dei. Gli OPG dovranno essere chiusi il 31 marzo di quest'anno. Al loro posto sorgeranno le REMS e le sezioni psichiatriche all'interno delle carceri.